Ragazzi, eccoci qua, eccoci con Marcella Silvestri. Adesso smuttiamo i nostri microfoni, eccoci, ci siamo. Squali, squelli. Ecco, allora, vediamo se Marcella ti sei smutata. Eccomi qua, mi Eccoci, senti? sì, forte e chiaro. Ragazzi, ne abbiamo parlato tanto, tantissimo. Ecco a voi Marcella Silvestri, un pezzo della nostra infanzia, del nostro presente, cioè del nostro futuro. Marcella, benvenuta su Speriamo, sì. Artista Dentro. Ciao Letizia, ciao a Ciao. tutti, ciao Letizia. Allora, ragazzi, domanda assolutamente di rito. Adesso scusate, ma l'inquadratura è cambiata. Eccomi qua. Allora, domanda di rito, qual è il personaggio, Marcella, che ti è rimasto nel cuore, che hai doppiato in tutti questi anni di doppiaggio? E poi passiamo alle domande. Adoro. Adoriamo tutti, Lance, adoriamo tutti. Difficilissimo dire cosa mi è rimasto perché sono tanti anni, doppio dal 1984, qualcuno di quelli che sta ascoltando non era neanche nato e quindi è molto difficile. Avendo fatto tanti cartoni, perché in realtà i cartoni non li possono fare tutti. Non è un vanto, ma è un dato di fatto, nel senso che bisogna avere uno strumento, che è quello della voce, piuttosto malleabile. E quindi magari dico sempre che non ci sono delle belle voci, ma delle voci educate, nel senso che ci sono delle bellissime voci anche di attori. Gli attori che però no, non possono fare il doppiaggio perché il loro strumento non glielo permette. Quindi per me è stata una fortuna, un dono, e questo è. E questo mio dono ha fatto in modo di poter fare tanti, tanti cartoni, perché i cartoni generalmente sono delle tipologie di prodotti nei quali ci sono delle voci buffe, dei caratteri, addirittura dei bambini, cosa che, per esempio, questa cosa dei bambini è una cosa particolare, nel senso che i bambini spesso li fanno le donne. Perché per far doppiare un bambino, per far stare un bambino al microfono davanti a un video è complesso, quindi spesso i bambini veri vengono usati solo nei film perché c'è più tempo di lavorazione, c'è più tempo per farli stare lì, loro resistono poco tempo e comunque è una sorta di, anche il doppiaggio è una catena di montaggio, cioè in ogni caso ci sono dei tempi dove bisogna poi fare uscire il prodotto. Quindi E a sono sorpresa, tanti. scusa Marcella, a sorpresa abbiamo scoperto, in realtà vabbè, chi ti segue in tutti questi anni ha seguito tutto ciò che hai doppiato e tutto il percorso che hai fatto, sapeva già delle cose, ma alcuni ragazzi della community si sono sorpresi nel comprendere che tu in Dragon Ball hai doppiato un personaggio straordinario e cioè, è difficile pensare a Marcella ora che ce l'abbiamo qui. E la vediamo il fatto che tu abbia fatto Krillin. Quindi Sì, diciamo che ho fatto Krillin perché poi Krillin è diventato adulto, si è sposato, ha avuto dei figli, cioè, quindi ovviamente non era più credibile la mia voce, però per molti anni ho fatto quel personaggio lì. E quindi mi ha accompagnato per tanti anni ed è stato un personaggio che la serie, avendo avuto molto successo, anche il mio personaggio era molto, molto seguito. E sì, perché faccio anche bambini maschi, ma bambine femmine, e quindi mi era capitato questa occasione ed è stato bello. È uno dei personaggi forse che è durato di più nel tempo, anche perché una volta c'erano le serie che duravano molto di più, quindi le persone si affezionavano. affezionavano, no? Avevano il tempo di affezionarsi ai personaggi, alle loro storie. Adesso è tutto molto più veloce come
come lo è anche la nostra vita. E quindi le serie sono molto più brevi e si alternano. Per cui ecco, mi capitano cose molto più brevi nel tempo. Per esempio, anche un altro personaggio che ha avuto molto successo era Rossana, e anche Rossana era durata mo molto tempo. E quindi anche tu hai la possibilità di affezionarti di più, no, a Eh sì. questi personaggi. Allora, Però ne ho fatti talmente Inch'Up. tanti che è difficile No, averne ma proprio. io ho tutta la lista, guarda, mi sono committata tantissimo. Tra l'altro in chat c'è chi scrive: "Oddio Rossana, oh mio Dio, i mille cuori", sì. Ma c'è anche un altro personaggio storico che in realtà è molto importante, Harley Quinn. Sì, Harley Quinn per Ragazzi, esempio mi ha anche seguito nei videogiochi, perché poi c'è anche adesso spesso i videogiochi mi stanno prendendo moltissimo, soprattutto in questi ultimi anni. E mi è capitato di farne un po' di videogiochi, per esempio Overwatch, dove c'era la Moira, anche quella era un personaggio bello. Spesso mi fanno fare le cattive, sempre perché le cattive poi sono caratteri, quindi bisogna aggiungerci certo. quella cosa lì, ecco. O Assassin's Creed, anche Batman, dove facevo Harley Quinn, The Darkness, dove facevo Jenny, Beh, hai fatto come si anche chiama? Resident Evil 2 nel remake, la mamma della bambina. Io questo lo so perché il primo gioco che ho portato qui su Twitch da non gamer fifone è stato Resident Evil 2 e ancora non c'era la collaborazione con Marcella, ci eravamo parlate un anno fa, però diciamo che non sapevo e non avevo riconosciuto Marcella in quelle vesti. In realtà sì, la lista è veramente lunghissima. E tra l'altro una volta le ho detto che lei ha accompagnato la mia infanzia perché io e mia sorella uscite da scuola alle medie, facevamo merenda alle 17 a casa e Dei compiti se ne guardavamo, occupa mio zio grazie, Andreo. grazie per i bit, veri, e guardavamo Piccoli problemi di cuore e anche lì all'interno c'era Marcella, quindi poi un Chi altro, l'avrebbe mai detto che ma poi dopo infatti, ci capito? saremmo conosciute, collaborato Sabrina, insieme? Marci, ma Sabrina è quasi Magia Johnny. Mamma, che pelle d'oca. No, Ecco, anche. Sabrina è stato un bel personaggio, perché è stata una svolta degli anime, nel senso che c'erano le prime storie d'amore, cosa che ecco, non esisteva in Italia. E la cosa brutta però è che Beh, i sono stati compiti se molto ne occupa mio zio censurati Andreo. questi cartoni, perché in realtà spesso in Giappone nascevano come serie per adulti o per ragazzi. Noi invece li proponevamo per i bambini e Certo. c'erano delle cose. Mi ricordo che c'era una scena con Sabrina che faceva la doccia, Beh, i compiti se ne occupa mio zio barbuta, e Andreo. quindi non era possibile mandarli in onda. E questo aveva fatto molto arrabbiare i fan, no? Perché i fan magari più grandi, perché insomma si trattava di censura poi, Ma in infatti è quasi effetti. Magia Johnny, trovi la versione censurata. Cioè, per andare a vedere la versione non da Bim Bum Bam. Sì, sì, sì. Se ne occupa mio zio Andunello. Intanto ringrazio i ragazzi che stanno mandando beat Io non li vedo, come dei faccio a compiti se ne vederlo? occupa Non mio posso zio Andunello. vederlo. Te lo dico io, sì, Ecco, vabbè, perché sennò dimmelo tu dovresti in. collegarti anche da un'altra parte. Dovresti vedere Orange Road, com'è infatti la versione non censurata Orange Road. Sì. È vero, è Ma vero. noi vogliamo sapere, cioè più che altro i ragazzi, ma Marcella Silvestri, come hai iniziato a doppiare? Fei Cioè, conto se ne occupa grazie mio zio ragazzi, grazie Andunello. mille. Qual è stata il Allora, primo, primissimo doppiaggio? Il primo rumore, il primo bisbiglio? O il primo personaggio un po' più sostanzioso? Francamente me ne in tempo, infischio. no, in tempo reale non me lo ricordo, francamente.
mi ricordo i primi gemme le hologram c'erano una volta, ma forse tu Le sei, gemme. No, e no, tu le forse sei sì, il troppo mio nome è gioco. Gem, sono una cantante. Sì. E io ero una delle gemme Mamma mia, raga. Asia, sì. Mamma mia, non ci credo. Fantastico. Poi cosa c'era? No, avevi fatto, aspetta che me lo sono scritto perché sono veramente tanti. Che era un'altra cosa Aspetta, che anch'io ho guardavamo. qua poi c'è l'ape magà, per esempio, era Sì. uno dei primi. Poi hai fatto Yu-Gi-Oh! Sì, anche My Yu-Gi-Oh! Hero Insomma. Academia, cioè ragazzi, ovunque, voi pensate a qualcosa e probabilmente Marcella c'era. Ci sono Cioè, i dei Pokémon, Memole, ecco, Memole anche. sì. Adoro. Sì, Insomma, assolutamente. sono veramente, veramente tanti. Faccio anch'io fatica a ricordarmeli tutti, Però, francamente. Quindi de giustamente. dovrei vedere anch'io la lista Ma io ce per l'ho lunghissima, ho agganciarmi. 2 pagine, ma ho ridotto con le cose più famose, perché sennò sarebbe stata veramente. Comunque in chat ti dicono, grandissima anche Memole, oh porca Gem! E comunque qualcuno ci dice, non dimentichiamoci della Marcella attrice, sensualità a corte. Eh sì, Perché, cioè... sensualità corte, vabbè, Marcella attrice significa anche teatro, quindi ho Certo. fatto anche, perché bene dirlo, il doppiatore prima di tutto è un attore, Brava Marcella, questa dillo. parola sconosciuta, perché il doppiaggio vuole delle persone che comunque abbiano Secondo studiato. se ne occupa mio zio Andunello. E questo che intendo come voce educata, perché appunto non esiste a prescindere una bella voce e quindi può lavorare con l'audiovisivo, ma in ogni caso siamo lavoratori dello spettacolo, quindi bisogna in ogni caso fare tutta la trafila che farebbe anche un attore di teatro, un attore di cinema. Dopo tu scegli, diciamo, la direzione che più ti corrisponde. Io in realtà all'inizio facevo appunto sia teatro che doppiaggio, ma col teatro non si guadagna tantissimo, soprattutto all'inizio fai fatica, e Sì. quindi il doppiaggio mi permetteva di potermi mantenere il teatro poi in realtà. Poi è successo che ho avuto 2 figli e quindi andare in tournée diventava complicato e neanche forse tanto giusto, nel senso se decidi di avere dei figli, poi te devi anche tenere, magari anche occupartene così. Ma a E tempo perso, così eh. magari sì. E quindi niente, ho deciso di prendere più quella direzione. E infatti, per molto tempo, soprattutto quando erano piccoli, non ho più fatto teatro. Però, tra le tante cose, appunto, come attrice mi era successo di fare sensualità. Anzi, ancora prima facevamo delle clip sempre con la Jalappas, demenziali, sempre con Marcello Cesena, io e lui, dove mi sono divertita Eh tantissimo. già, eh già. Cioè, ci divertivamo proprio. E questo probabilmente traspariva e faceva divertire anche gli altri. E quindi niente, ho cominciato facendo l'attrice, dopodiché ho preso quella direzione che ho tuttora. Tuttora il mio mestiere principalmente è quello. Poi il fatto di fare doppiaggio e lavorare solo con la voce significa anche non solo fare doppiaggio, ma significa anche fare pubblicità, fare voiceover vari, fare documentari, insomma, poi
poi succedono tante altre cose, ecco. Però diciamo il doppiaggio è la cosa principale. Ma senti Marcella, visto che ci sono un sacco di ragazzi che vogliono lavorare come noi con la voce, che vogliono... Ora, usciamo un attimo dal binario attoriale e sappiamo e diciamo, e sono contenta che anche Marcella abbia detto che per essere un doppiatore è necessario avere un percorso formativo attoriale e di educazione della voce e in ambito di comunicazione, edizione, quindi un utilizzo ampio, perché mettersi lì e utilizzare la voce a caso... Cioè, non fa neanche bene, crea anche dei danni oltre a non essere a fuoco in quello che si fa. Ma se qualcuno volesse oggi iniziare, Marcella, guarda, io ho deciso di fare il doppiatore nella mia vita. Ecco, Io gli dico, fai dell'altro, che è infatti, meglio. consiglieresti oggi nel 2022 una carriera da Sto doppiatore? scherzando. È sempre più complesso dal mio punto di vista, nel senso che molti si improvvisano, purtroppo la qualità non è più un valore. E quindi ti ritrovi a dover combattere per invece fare sempre un buon prodotto, perché purtroppo la realtà è che anche con tutte queste piattaforme che sono venute fuori, Netflix e altre, c'è un numero talmente grande di cose da doppiare che molte. Ma forse ve ne rendete anche conto voi, molte sono veramente tirate via e commercialmente parlando, certe cose non vale la pena diciamo, di metterci della qualità che costa, la qualità costa, e quindi ci sono delle schifezze in giro che non si possono ascoltare, soprattutto quando le ascolto io mi dispiace molto perché questo mestiere viene in qualche modo degradato, ecco. Ne parlavamo a pranzo dopo il Just Cooking, che stamattina c'è stata l'introduzione alla maratona con lo spignattamento in cucina e parlavamo Ma alla perché fai? fine. No, mi manca questo, cioè tu cosa fai? Allora, la maratona dura all'incirca 12 ore, è iniziata alle 10:30 e abbiamo cucinato, quindi al mattino io ho una rubrica, un format che si chiama Just Cooking con Leti dove cucino in live. E Fantastico. facciamo ricette senza glutine, vegane e quindi poi alla fine siamo finiti come al solito a parlare di ciò che faccio e quindi della bassa qualità a livello di doppiaggio, di voice over, eccetera. Ma ti faccio un'altra Sì, domanda. per cui ritornando al tema, se un ragazzo mi chiede cosa deve fare, io gli suggerirei comunque di fare una scuola di dizione e recitazione, perché comunque si parte da lì e anche perché in ogni caso è un mestiere che se tu sei diversificato è meglio, nel senso che hai la possibilità di variare nel tuo lavoro e di andare dove il lavoro richiede la tua presenza. Ecco, quindi se sei attore puoi scegliere, tra virgolette, perché poi sono gli altri a scegliere, ma puoi scegliere dove indirizzarti e capire anche qual è la tua vera natura, perché spesso magari uno si dice, ah, voglio fare il doppiatore e allora vado lì. Ma per andare lì, io mi ricordo che quando ho cominciato, io stessa feci un corso per il doppiaggio, ma bisognava comunque essere prima attori. Adesso ci sono dei corsi di doppiaggio, punto. Cioè, che chiunque li Sì, può fare. sì. Io non sono d'accordo. Mi hanno chiesto spesso di fare dei corsi e io sono molto in imbarazzo perché io il corso di doppiaggio solo non lo faccio, non mi In pare giusto barba ai tuoi, neanche. scusami, in barba ai tuoi illustri colleghi che invece si riempiono il portafoglio con questi corsi di Sì, che doppiaggio. tra l'altro sono anche belli costosi, cioè a me mi sembra di prendere in giro le persone, non è giusto. Cioè io quello che raccomando è comunque fare un corso di recitazione e dizione,
Perché tra l'altro è un corso, cioè sarebbe in ogni caso un percorso di formazione personale di te come persona. Io tra l'altro ho cominciato a fare un corso di recitazione perché, ma non avrei mai pensato di farlo come mestiere, non era quello il mio intento. Io ero una ragazzina molto molto timida. E pensavo che facendo quel corso lì potessi in qualche modo uscire fuori, no? Come persona. Sentivo che avevo bisogno di una mano per uscire fuori, per esprimermi veramente come persona. Quindi è nata così. Per cui, se volete fare questo, cioè fatelo comunque anche a prescindere. Un corso di recitazione serve anche a livello personale. Per scoprire tante cose di se stessi che in altro modo non riesci, cioè è uno strumento, la recitazione è uno strumento per conoscere se stessi. E, per cui io lo consiglio anche se non volete farlo come mestiere, però serve veramente molto. E io feci il mio primo corso di doppiaggio, di recitazione, perché comunque non si finisce mai, io ancora alla mia età. Vado a fare corsi di perfezionamento perché non Brava, si finisce dillo mai Marcella, di dillo. imparare. Non, è una cosa che non. Proprio perché riguarda intimamente te stesso, come sei tu che non finisci mai di imparare nella tua vita. È un metodo di introspezione molto, molto utile. E poi ci sono anche i corsi di perfezionamento più tecnico, diciamo, e anche quelli, anche perché magari vengono fuori anche nuovi metodi che tu non sai, perché magari sei rimasta alle cose di prima. E, è sempre utile, è utile sapere fare dei corsi di canto, è utile sapere fare corsi di movimento, corsi di danza, cioè l'attore è uno strumento, è uno strumento e più cose questo strumento sa fare e più la sua performance sarà completa e in qualche modo anche tu sei più completo perché dai a te stesso la possibilità di esprimerti in più settori, in più dai la possibilità al tuo corpo di esprimersi, alla tua voce di esprimerti, anche psicologia di esprimerti, perché nel momento in cui tu devi capire, per esempio, il personaggio, devi farti delle domande anche a te stesso, cose che ci facciamo sempre meno personalmente, diciamo, individualmente. Insomma, è una bella opportunità. Io sono fortunata perché so di fare un mestiere, bellissimo. Ecco. Allora, quindi ci chiedono dalla chat i corsi quelli, la risposta Cali è sì, però chiediamolo anche a Marcella. Quindi sono inutili i corsi di doppiaggio fine a se Allora, stessi. inutili no, nel senso che potrebbe essere utile andare a vedere, a curiosare di cosa si tratta, perché il doppiaggio è anche fatto di cose, diciamo, da imparare proprio tecnicamente, diciamo. Quindi può essere utile in quel modo, però poi bisogna lavorare su se stessi, no, non c'è. Ripeto, è una questione, è proprio lo strumento, no, non vedo altro. È come se tu dovessi suonare la chitarra, però se non, tecnicamente non vai avanti, poi anche la chitarra stessa, qualsiasi strumento, dopo si trasforma e diventa interpretazione, no? Quindi lasci la tecnica, che comunque la devi imparare anche in uno strumento, e poi lo farai tuo, e poi dopo ci aggiungerai qualcosa di te. No? Che nessun altro potrà fare. I personaggi Certo. che ho fatto io, nessun altro le potrà fare come me, magari anche meglio, chissà, però sicuramente siamo unici tutti, no? Ma se non sappiamo esattamente che cosa possiamo dare,
non esce fuori, diventerà una cosa molto tecnica che magari per certi aspetti potrà andare anche bene, ma rimani lì, rimani a un livello, ecco, non potrai andare oltre. Sì, e sempre Cali ci dice, quindi è una cosa in più che arricchisce se stessi, fare un corso di doppiaggio fino a se stesso, ma senza la recitazione si fa poco. Ma anche perché nel corso di doppiaggio, se tu non hai una base di dizione, recitazione, tecnica vocale, eccetera, tu vai e impari il tecnicismo, come diceva Marcella, quindi come operare tra video, sync, battuta, come leggere un copione e sviluppi quell'aspetto, però l'interpretazione... Cioè, non basta leggere le battute e andare in sync, il No, personaggio deve essere ripeto, non vivo. basta una bella voce, non basta. Non basta la cosa magari di... ora abbiamo dei mezzi, cosa che io, quando ho cominciato io, non c'era, no? Adesso puoi anche provarti tu stesso su una scena e provare, ah, guarda, però ce la faccio, no? Però non è la stessa cosa lavorare nel doppiaggio, non è la stessa cosa che farti la tua clippina Eh doppiata sì, da anche te a casa, ecco. perché a casa hai un tuo ritmo e ti gestisci il lavoro tu, ma poi in sala di doppiaggio hai il direttore di doppiaggio, hai delle indicazioni, delle tempistiche, magari è un turno di doppiaggio da No, 2 ore e mezza infatti. e tu in 2 ore e mezza Tra devi... l'altro è tutto molto più veloce, si richiede una velocità dove appunto la tecnica deve già essere bella. Io mi ricordo che quando ho cominciato io, i turni erano molto più lenti, anche perché non c'era, diciamo, non c'era non c'erano gli strumenti che ci sono adesso. Era tutto molto più meccanico, cioè c'era la pellicola che andava tagliata e unita con lo Che scoccetto. Quindi, roba, che voglio roba. dire, era tutto molto anche più lento e anche nel doppiaggio si è tutto velocizzato grazie alla tecnologia, ma non so fino a che punto sia grazie, ecco, perché il tutto poi ha significato una velocità e cioè, quando cominciavo io le cose si potevano provare e riprovare e riprovare, adesso è molto più veloce tutto il procedimento, è una sorta quasi di catena di montaggio e tu non ti si dà un po' meno opzioni di errore, ecco. Allora era normale che tu andassi lì e piano piano, prima iniziavi col brusio, no? Ecco, il brusio che ti dava l'opportunità di entrare in sala e di essere allegio lì a fianco e magari facevi viva viva in una festa e punto, oppure facevi la folla, forza, bravo, così, e ti sembrava di aver fatto, Sì. no, chissà cosa. Era tutto molto più lento e io ho fatto la mia gavetta, cioè stavi lì seduto a guardare, guardavi, che è fondamentale. È fondamentale. Adesso c'è anche molta fretta, no, nei ragazzi stessi perché sono abituati a un ritmo più veloce, però il guardare esattamente cosa fanno gli altri è fondamentale, davvero. E noi facevamo mesi così si diceva di andare a assistere, no? A parte che, vabbè, adesso in questi 2 anni ovviamente andare a assistere ai turni è stato bandito Impossibile. perché ovviamente non c'era la possibilità di farlo. Quindi chi ha studiato, per esempio, in questi anni si è trovato un po' handicappato su questo perché non c'è stata la possibilità di andare, la possibilità di ascoltare le persone, i provini sono stati chiusi. Quindi in questi 2 anni, in questo senso, per chi ha cominciato non è stato un bel inizio, ecco, Eh sicuramente. no. Però appunto io sono stata fortunata perché ho avuto la possibilità di imparare sul campo, ma imparare significava anche non fare niente, cioè
stare lì e guardare e assorbire quello che potevi, che è fondamentale, francamente. E qui ci dicono, alcuni ragazzi sono su Twitch, su questa piattaforma di live streaming, un po' come se frequentassero un corso di recitazione per sbloccarsi e per tirare fuori qualcosa, soprattutto magari per chi è un po' più timido. E diciamo che fare live e confrontarsi così apertamente con un pubblico può, far uscire delle unicità di ognuno. Poi Magico Pepe ci dice: quindi, secondo te, Marcella, è necessario sviluppare tutte le abilità artistiche? Il più Sì. possibile. Sì, Sì. certo. E diciamo che il campo di gioco per poter fare queste cose qua possono essere anche i corsi, le accademie, ecco, perché la vita è pur sempre un campo di gioco, è un campo di osservazione, perché poi un attore, per esempio, deve osservare tanto per poi poter riproporre quella realtà lì, sul palcoscenico o anche al microfono. Quindi è fondamentale l'osservazione, fuori. Ripeto, se tu fai un corso di recitazione, poi lo dovrai fare e questo ti aiuterà, perché anche osservare la nostra realtà è qualcosa che si dovrebbe fare, A diciamo, no, prescindere. normalmente, no? Per crescere, per capire come funziona la vita, insomma. E con la recitazione lo devi fare spesso questa operazione. Per cui non mi ricordo dove ero partita. Sviluppare le Qual era abilità la artistiche, domanda? sviluppare le abilità Ah, sì, S artistiche. sviluppare le abilità artistiche, sì, e devi essere supportato da chi queste abilità artistiche le ha già e può darti una mano, a tirarle fuori. Ecco, i maestri sono fondamentali. Yes. Poi il lavoro lo devi fare tu, ecco, però devi avere dei maestri. Da solo, ci sono delle persone che hanno il talento, eh? Non tutti hanno il talento. Il talento va educato comunque. Oh Ci sono yeah. persone che magari non hanno il talento, ma possono in qualche modo tirare fuori delle loro opportunità, comunque, ecco, dei loro doni. Tutti abbiamo i doni, tutti, più o meno nascosti. Ed è fantastico quando riesci quando ci sono delle persone che ti aiutano a tirarli fuori, perché spesso, insomma, uscire fuori, in alcuni ambiti è un po' complesso, no? Ci vuole qualcuno che ti dia una mano, Giusto un pochino complesso. E c'è Bolo che ci dice: a proposito di dizione, è una mia impressione o più si sta andando avanti con il tempo e più le persone stanno un po' perdendo la corretta pronuncia delle parole, anche fuori dall'ambito del doppiaggio? Sì, è vero, ma non è neanche vero. Nel senso, nel doppiaggio ci vuole la dizione, punto. Non proprio una... Mentre diciamo nel cinema, nel teatro, può essere che trovi anche rispetto al tuo personaggio, qualcuno che non deve parlare necessariamente Certo. in dizione. Però io penso che di base, come un pittore può essere un pittore astratto, no? Però le basi le deve avere, poi sceglie di essere un pittore astratto, sceglie di fare una riga, però come quando, no, tu vai in una mostra e dici: beh, quello lì lo sapevo fare anch'io. E sì, certo, però quello lì è un qualcosa che parte da un percorso, invece di anche lì di accadere, cioè devi saper fare anche le figure, diciamo, reali, e poi scegli di astrarre quello che vedi nella realtà. Uguale per noi attori, nel senso, la base ci deve essere,
Dopodiché sta alla situazione, al copione, a quello che devi fare, invece a proporre qualcosa di diverso, un modo di parlare, un'inflessione, un dialetto, ecco. Però è una scelta quella, non è la partenza, quella è una scelta registica o della situazione in cui ti trovi, ecco. Sì, Calli dice che Per nel cui è cinema. vero quello che dici. Purtroppo fa parte di quella cosa che ti dicevo, che la qualità oramai non sempre è un valore. Però a mio avviso è un peccato, ecco, perdere questa cosa qua. Ora capite perché io e Marcella andiamo tanto d'accordo. Cioè, è proprio un filo. Io quando ho conosciuto Marcella, cioè proprio, ah! Una boccata d'aria fresca, perché non è tutto così, cioè anche altri colleghi, persone che possono avere la mia età, la sua età, una via di mezzo, non sempre c'è questa consapevolezza del valore, della formazione, del lavoro. Poi ognuno può fare quello che vuole, però la base dovrebbe esistere. E in Marcella ho ritrovato tanti di quei pilastri che io mi porto dietro da 20 anni quasi. E che sembravano pilastri annebbiati per tanti. E in realtà no, perché non sono l'unica e perché come me e Marcella sicuramente ci sono altri colleghi che la pensano così, ma rari. E Calitea ci dice che nel cinema, secondo lei, non c'è quasi mai la dizione, ma anche perché il cinema è molto spesso romano e si prediligono attori romani lasciandoli con una modalità di comunicazione dialettale, inflessione, eccetera, eccetera, romana. Però in realtà delle produzioni un po' più importanti dovrebbero ricercare, e alcune lo fanno, molto raramente, una dizione pulita e neutra. È chiaro che se poi prendiamo una produzione Ficarra e Piccone, dove tutti sono del sud, allora ha un senso mantenere quella dimensione legata alla comunicazione. Però per il resto, cioè, io dico sempre, voi prendete un film internazionale, DiCaprio, Brad Pitt, Halle Berry, prendiamone un po' tutti insieme. Se Marcella, invece di doppiare Halle Berry, prendiamo a caso, in dizione, senza inflessione regionale, con la pronuncia corretta, lo facesse in genovese, poi arriva Chevalier e mi doppia, non lo so, Tom Cruise in campano, e poi arriva Maggi che mi doppia Tom Hanks in siciliano, cioè che accozzaglia di cosa viene fuori. Cioè, il doppiaggio ha bisogno, a parte in circostanze precise, di avere una lingua fruibile e una base, o sbaglio? No, no, è così. Cioè, ci devono essere delle motivazioni, delle ragioni per cui si parla in un modo, ma come nella realtà, cioè, se il personaggio è un personaggio, perché tra l'altro, nella realtà c'era qualcuno, no, che diceva che anche si parla sempre meno in modo corretto. Allora, secondo me si sta perdendo molto il dialetto, che a me dispiace perché era una ricchezza. Il dialetto si sta perdendo, tranne in alcune, diciamo, parti dell'Italia. Si stanno perdendo molti vocaboli, cioè il nostro vocabolario si sta asciugando un po'. Questo è, diciamo, il problema della tecnologia, dove noi siamo sempre più abituati a avere un linguaggio asciutto per digitare magari delle cose, dei messaggi, o digitare, e delle, diciamo, delle, ci sono delle frasi dove non c'è un ragionamento, dove non c'è una ricerca del vocabolo esatto per dire quella cosa lì. Noi magari per dire un concetto poi tra l'altro la nostra lingua italiana è veramente molto ricca. La stessa parola, una parola può voler dire una cosa, l'altra può voler amplificare questa cosa, cioè è veramente
una ricchezza che è un peccato che si stia perdendo grazie appunto al linguaggio che è sempre più scarno nella tecnologia. E gli esperti appunto dicono che sarà sempre peggio questa cosa qua, e questo è un peccato. Quindi il linguaggio si sta sempre più impoverendo, e questo è sicuramente vero. E sempre Cali ci dice che è un disvalore piuttosto che un valore mantenere gli accenti nelle produzioni di doppiaggio, cinematografiche, eccetera. Dipende dalla produzione. Se una produzione è regionale e quindi, come dicevamo prima, Ficarra e Piccone, un film ambientato al sud dove loro sono attori comici con quella modalità, quell'inflessione, quel dialetto, allora ha senso mantenerlo. In altre circostanze è un punto a sfavore, ma come diceva Marcella, il dialetto è una punta di diamante. Spesso a noi attori o doppiatori viene chiesto di utilizzare un dialetto per una determinata produzione. Quindi è un valore aggiunto se Infatti, utilizzato. nei nostri curriculum c'è scritto veramente quale dialetto sai parlare, per esempio, perché comunque devi saper fare anche quello, Ecco, per Marcella, tu dire. quali dialetti sai parlare? Io sul mio curriculum ho messo napoletano perché ho vissuto un po' di anni, quando ero piccola, ho vissuto un po' di anni a Napoli. E avevo avuto una tata napoletana che invece ci aveva seguito, quindi diciamo, poi il genovese perché in realtà è la mia città, però devo dire la verità, faccio sempre più fatica anche a parlare i dialetti, perché quando Eh ti sei già. abituata a toglierti tutte le inflessioni, no? A toglierti tutte le larghe, le strette, tutte hai cercato di perfezionarti, no? In questa modalità, e poi è difficile ritogliere e riportare queste cose qua, insomma, però Sante parole. E c'è una sì. domanda, Bolo, una curiosità. La lettura è uno strumento utile nel lavoro del doppiatore? La lettura, non so cosa intendi per lettura, se intendi leggere libri, ovviamente sì, ne parlavo giusto l'altro giorno, no? Con un mio amico, dicevo che io stessa passo veramente troppo, troppo tempo al computer, cioè neanche al computer, perché poi più che altro si passa al cellulare, e inizi a leggere tre frasi di una cosa, cinque frasi di un'altra, e ti sembra di so, guarda quante cose che oggi, no, ho assorbito, quante cose che so. Secondo me non sappiamo niente, siamo sempre più ignoranti. In realtà, leggere un libro dall'inizio alla fine con un unico argomento e quindi approfondire quella cosa lì è molto, ma molto più formante che leggere tante cose. Una cozzaglia di tante cose, come facciamo, penso, tutti quanti, ecco. C'è talmente Tanti tanto stimoli. materiale, tanta roba, l'idea che va bene, per carità, è una cosa, però la lettura, ecco, la lettura andrebbe salvaguardata, cosa che non so anche quella come andrà a finire, soprattutto con le nuove generazioni. Noi ci siamo abituati, io in casa mia ho i libri e guai a togliermeli. Io ce l'ho una parete intera di, anzi due parete intere di libri, e non riuscirò mai a, perché poi c'è anche questa, ti affezioni ai libri, c'è questa E morbosità, come, no? e Almeno come. io ce l'ho. E è difficile farne a meno anche fisicamente. Non so le nuove generazioni sui libri come andrà avanti questa storia. D'altra parte le case editrici parlano, cioè le case editrici stanno chiudendo, quindi probabilmente per questo motivo, perché il libro in sé, c'è anche l'audiolibro, per esempio, che Parte è del un'altra nostro cosa. lavoro Ma non lo passa. metterei a fianco al libro, è proprio È un'esperienza un'altra cosa. diversa, sì. Sì, assolutamente, Sì. assolutamente.
Io il libro lo metto, nonostante faccia questo mestiere, quindi mi capita anche di fare audiolibri, lo metto comunque come esperienza prima. Sì, poi i Perché ragazzi proprio non. sei tu e lui, in un momento di silenzio, in un momento in cui ti dedichi a te e c'è un apprendimento proprio diverso, ecco, totale. I ragazzi qua della community lo sanno bene perché io ho ben due Lei quando se ne format. occupa, mio zio Grazie, Antonello? grazie ragazzi per i beat. Ho ben due format legati alla lettura in live su Twitch ed è un azzardo, eh. È un azzardo perché all'inizio eravamo io e altre due o tre persone. Adesso piano piano si sta espandendo la situazione. Poi dipende anche da che tipo di lettura porti, da come leggi, cioè ci Vabbè, sono un sacco di certo. variabili. Però sì, io sono d'accordo con te. Io amo leggere, amo il libro cartaceo e ci leggo e ci scrivono Player on Sunday, approvo in pieno, i libri sono sacri, il profumo dei libri e sfogliare le pagine. No, bellissimo, assolutamente Sì, bellissimo. assolutamente. E poi basta andare in una libreria. In una libreria uno diventa pazzo. Io vorrei tutti, vorrei. Cioè, e poi c'è tutto per tutti, cioè non, appunto, ognuno c'ha i propri gusti, no? Le proprie inclinazioni e lì trovi tutto, tutto. E la cosa bella è anche trovare, no? Quello che ti appassiona. Quello. Io prima mi compravo i libri e li leggevo dall'inizio alla fine, anche se non mi piaceva. Adesso. Se non mi piacciono, io lo Ciao. mollo lì. È come una relazione, no? Se ti dice qualcosa, continui, se no, vabbè, è stato bello, però ciao. E lo metto lì, è sacro Sì. comunque anche lui, Sì. perché è libro, Poi però. non si sa mai, Marci, perché poi un domani potresti dire E sì, aspetta, ma certo, si adesso può, si forse è cambia. arrivato il momento. Tac. Sì, condivido, anch'io ho iniziato un libro di recente che ho de della Mazzantini. Ho detto no, vabbè, troppa morte, troppe cose. Vabbè, lo metto lì, prendo Murakami, che è un altro fuori di testa. Però sì, condivido assolutamente. E Veri DJ ci dice, un po' come me al vivaio, vorrei tutto. Sì, c'è chi è in adorazione per le piante e chi per i libri. Capisco, guarda, ti capisco. Io gli alberi, però quelli non te li puoi portare a casa, quindi è un po' più complesso. Sì. Però io gli alberi ci parlo. Vabbè, adesso penseranno che sono scema, ma sugli alberi ho veramente. C'ho un ulivo e un limone fuori sul mio terrazzo. L'ulivo, per esempio, per gli ulivi impazzisco, gli ulivi Beh, sono l'ulivo è un bellissimi. albero Le insieme al fico e querce. sacro, quindi sono alberi che hanno anche un'energia particolare. Io pratico con gli alberi, quindi io e i miei allievi pratichiamo Tai Chi con gli alberi, quindi siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ma una domanda, tornando sul doppiaggio, se tu dovessi scegliere cosa doppiare fino a che avrei voglia di doppiare, sceglieresti? Serie, film, videogiochi, cosa preferiresti? Anime, cartoni? Allora, dipende, nel senso che ci sono serie che non vorrei proprio doppiare, o viceversa, cartoni che sono poco interessanti, dipende, ogni genere ha la sua bellezza, ma dipende dal prodotto, ecco, non necessariamente dal genere, ma dalla qualità del prodotto e dal tipo di personaggio che ti danno. Per cui non sempre quello che io amo il mio lavoro, ma non sempre fai cose che ti piacciono. Ecco, Dillo come anche penso questo, quello. Marcella, sdogana questa cosa del vabbè, ma io doppio, io lavoro, io creo un personaggio, recito, faccio e mi deve Ah, piacere no. tutto. A volte si No. mandano giù i rospi Ah perché. no, a volte fai, appunto, fai il lavoro che devi fare, lo fai, cerchi di farlo meglio possibile, poi ci sono le cose che invece che ti appassionano e lo fai con quel
qualcosa in più perché lo senti più tuo, ma succede nel teatro, succede nel cinema, Certo. succede in qualsiasi cosa che tu faccia, ma penso in tutti i lavori, ma anche quello che fa, insomma, fa legname, gli capiterà di fare una roba che non ne frega niente, invece la cosa un pochino più bella che ti appassiona, insomma. Penso che sia così per tutti, perché comunque è un mestiere, poi, in definitiva, è un mestiere. E come tutti i mestieri, ci puoi mettere di tuo, non ci puoi mettere di tuo, però ecco. Anche perché E devi se, saperlo fare. certo, anche, ecco, saper svolgere il mestiere ti permette, questa è una cosa che dico sempre, di essere tranquillo e di avere una sicurezza nella gestione del tuo lavoro. Perché se tu ti improvvisi in un lavoro, non puoi essere sicuro e andare e svolgere il meglio di quello che tu puoi fare in quell'occasione. Sì, devo dire che all'inizio comunque ci sta che tu sia un po' insicuro, ci sta che tu Certo. sia che abbia paura della persona che è davanti a te, cioè la sicurezza nel proprio lavoro è una cosa che si guadagna insieme alla formazione che tu hai. Più ti Certo. senti sicuro del mezzo e più sarai sicuro di quello che stai facendo, sarai sicuro rispetto alle persone che sono al di là del vetro o comunque la persona che ti dirige, perché generalmente è un mestiere dove c'è sempre qualcuno, no, che ti dirige, per cui ecco, e questo rapporto, diciamo, che piano piano si rappacifica nel momento in cui tu sei più sicuro di te stesso, ma questo vale per tutti, no? I Certo. rapporti interpersonali. Quando tu sei sicuro di quello che stai facendo, anche il rapporto con gli altri è più liscio, più tranquillo, ecco. Sì, ed è importante, ed è importante. Invece ci sono sempre più realtà dove ci si improvvisa e io mi sono ritrovata in situazioni dove le persone coinvolte non erano preparate, non avevano gli strumenti per interagire anche con gli altri, diciamo, colleghi, ma poi non erano colleghi e avevano paura e quindi lì è un po' Poi, controproducente. soprattutto nella voce, è qualcosa che si sente, cioè il tuo strumento con la paura, col timore, non esce fuori al 100%, ovviamente, perché è timorosa anche lei e quindi non riesce a uscire come dovrebbe, ecco, in libertà, diciamo così. Sì, assolutamente sì. Ma che bello, quante belle cose, Marcella. E noi siamo arrivati alla conclusione. Lo so che con Marcella si può parlare per ore e vorremmo tenere qua Marcella veramente tutto il fine pomeriggio. E io sono super contenta di averti avuta come ospite, sia a livello umano e sia a livello di professione. Averti qui ha portato uno spessore e io ti chiedo e ti ringrazio Grazie. tantissimo per essere stata qui con noi. È sempre bello parlare con Marcella, è ancora più bello averlo fatto insieme ai ragazzi della community. Ti ringraziano, grazie Marcella, ovazioni. Ragazzi, grazie anche a Anch'io voi per. ringrazio voi che invece con questa bella giornata siete state qua davanti. State di meno davanti a questo schermo, per favore, uscite fuori, è primavera. E invece Non perdete tempo. alcuni da stamattina che sono piantati qua, maratona, e tanti aspettavano il momento dell'intervista con te, Marci, quindi grazie, sempre bello. Tra l'altro, ragazzi, dall'84 che Marcella doppia, cioè è meraviglioso. Io sono nata e Marcella ha iniziato la sua carriera, bellissimo, bellissimo. E super simpatica e gentile, dicono grazie Marcella, grazie cuori, grazie. Ma, no, ma loro vogliono sostenermi e quindi stanno a casa anche se oggi è primavera e c'è bel Va tempo. bene, ma solo con Letizia, gli altri lasciateli No, poi perdere. anch'io esco. Marci, grazie mille.
Grazie a tutti voi, grazie Letizia, grazie ragazzi. Mi Figurati. dispiace non aver visto le chat, insomma, non aver visto, non aver interagito con voi. Ho fatto la discepola che porta il verbo. E grazie mille Marci, un bacione, ci sentiamo presto. Ciao a tutti, buona vita, ciao.